della serata per aver contribuito quindi alla, a questa serata. Grazie di tutto e basta. Passo la parola a Simone. Per un ringraziamento personale, perché ho l'onore di vantare l'amicizia di Benedetto Donizetti. Guarda, noi stiamo facendo un piccolo lavoro, coinvolgendo soprattutto personalità come la tua, che conoscono bene i problemi di questa terra, perché io mi ricordo quando scrivevi in Repubblica, qualche anno fa. E sostanzialmente già da quegli articoli che erano indice di un'attenzione particolare verso una situazione complessa, qual era la situazione calabrese meridionale in genere, poi c'è stata tutta una continuità, le tue esperienze sono aumentate e quindi il fatto che tu metta per iscritto le tue esperienze è un modo per aiutare, forse il modo migliore per aiutare questa nostra problematica. Noi abbiamo riportato qua la biblioteca, stiamo stimolando diversi autori, qua c'è stato Guido Cristosolo, verrà, mi pare, non ricordate nella data, Isaia Sales, sì. Sicuramente tu avrai letto per l'ultimo libro Dalle Mafiose, viene a presentare quello un altro libro, e ci sei tu, ci sono stati altri, verranno altri ancora, certamente ritornerai tu, quanto prima chiameremo pure l'amico antropologo che guardando qua, mi sono tenuto lui, Vito Tetti, per l'ultimo libro che ha scritto, che sono tutto, è pure un ottimo rapporto di amicizia, andato con Vito, e quindi stiamo andando avanti, c'è, non è numeroso, però è selezionato, voglio dire, mi segue. Ci sono altri è un'attività che non la facciamo a livello pantalone concorrenziale, ci fa piacere perché c'è un'altra associazione che presenta pure libri continuamente, perché è il modo migliore per cercare di stimolare la cultura sostanzialmente e fare passi anche aprendo un contraddittorio al classe, uno condividono le cose che dice l'autore, è un'occasione per cominciare intanto ad essere aggiornati su quello che si muove e poter dire la sua, sapere quello che si muove nel mondo della cultura, soprattutto qua da noi. Io